Io penso che il governo ha dei numeri diversi da prima, la maggioranza numerica che lo sostiene si è certamente ridotta. Questo può essere letto anche come un elemento di chiarezza, nel senso che ci si è liberati da un'ipoteca che ha gravato su questo governo. Siamo sinceri nel corso di questi 7 mesi. C'è stato un pezzo della maggioranza, di questa strana maggioranza delle larghe intese, nata dopo la nostra sconfitta di febbraio. La parte che si riconosceva della destra più radicale e più estremista, oggi uscita dalla maggioranza, che per 7 mesi più o meno ha detto: o si fa come diciamo noi, o domani cade il governo. E noi abbiamo in alcuni passaggi subito quell'atteggiamento e quel ricatto. La vicenda dell'Imu è da vendetta da questo punto di vista. Non è possibile che in un paese come il nostro il governo utilizzi 8, 9, 10 soluzioni, 10 acronimi per ribattezzare una tassa che io mi ostino a dire esiste come imposta locale sul patrimonio immobiliare in una logica di progressività, chi più ha più contribuisce in 26 paesi su 27 dell'Unione, e invece da questo punto di vista noi siamo stati in un balletto che si è rivelato assolutamente inadeguato rispetto ai bisogni dei cittadini, alle incertezze che ha determinato sia sulle famiglie italiane che sugli enti locali. La protesta dei sindaci mi pare del tutto condivisibile.